In questa giornata mondiale per la prevenzione del suicidio degli adolescenti, la città metropolitana è vicina al mondo dei genitori, degli insegnanti e degli studenti. Certo, noi cerchiamo di portare questo tema molto complicato, sicuramente che genera anche delle emozioni in tutti noi, perché noi dobbiamo riuscire a fare rete. L'unico modo per poter cercare di combattere questa epidemia, perché purtroppo si tratta di questo, sono le istituzioni, le scuole, le famiglie che cerchino di fare rete, perché non ci si può improvvisare in questi casi e quindi è necessaria la competenza specifica degli esperti. Oggi ascolteremo proprio loro, ci daranno delle indicazioni, perché bisogna riuscire a cogliere spesso cose che normalmente non si riesce a capire, e quindi è importante proprio per gli adulti che stanno vicino a questi giovani cogliere l'attimo, è fondamentale. La città metropolitana, attraverso l'attività del CESEDI, il Centro Servizi Didattici, porterà nell'anno scolastico 2019-2020 anche queste tematiche sulla prevenzione e l'inclusione dei ragazzi con disagio. Porterà queste tematiche direttamente nelle scuole? Certo, nel nostro catalogo vi sono più offerte. Noi abbiamo considerato per quest'anno che sia un tema centrale insieme a quello dell'ambiente, proprio tutte le tematiche che riguardano non solo, diciamo, il bullismo, ma proprio quelle che possono essere le difficoltà relazionali e affettive dei giovani studenti. Questo perché appunto devono essere preparati anche i compagni a capire, a fare le sentinelle, e i docenti preparati appunto anche per avere una rete specifica che li possa aiutare. Questa è un po' l'operazione che vogliamo provare a portare a casa insieme a voi con il CESEDI.